In questa puntata ci occupiamo dell'impero e della Chiesa nel periodo del 300. Abbiamo fatto una stessa puntata nel periodo dell'anno 1000. Invece adesso vediamo proprio nel tardo medioevo che cosa sta succedendo tra l'impero e la Chiesa. Ecco, non so se vi ricordate di Papa Innocenzo III, un papa che è stato particolarmente importante non solo per la sua attività da papa, ma anche perché gli fu affidato Federico II a soli 3 anni, perché era diventato orfano di padre, che era Enrico VI, e di madre, Costanza d'Altavilla. E proprio Federico, di soli 3 anni, gli viene affidato a Papa Innocenzo III. Lui era un papa molto forte, che dava l'importanza fondamentale al papa. Il papa era il potere massimo, supremo, sopra di lui c'era solo Dio e quindi ovviamente c'era una supremazia nei confronti dell'imperatore. Il papa era il sole, l'imperatore era la luna. Il papa non era solo il vicario di San Pietro, ma addirittura era il vicario di Cristo, quindi si sentiva assolutamente molto elevato. Ecco che dopo di lui altri papi cercarono di aumentare il potere del papato e l'influenza del papato sui comuni italiani, che, come avevamo anche visto, erano molto indipendenti, soprattutto quelli del nord, molto autonomi. E la Chiesa diventa sempre più forte, ma soprattutto sempre più ricca, anche grazie alle donazioni che venivano fatte dai mercanti, dai benestanti, che donavano alla Chiesa. E questa ricchezza della Chiesa portò anche ad una maggiore corruzione. Abbiamo detto che già dall'anno 1000 c'erano queste, c'era questa forte corruzione con cariche vendute, cariche regalate ai parenti, eccetera. Adesso vedremo poi che questa cosa continuerà. E questa corruzione aveva dato vita anche a dei movimenti pauperistici, a dei movimenti rivoluzionari, a dei movimenti che si volevano staccare da questa chiesa corrotta e in parte sono rimasti dentro la chiesa con i monaci che invece volevano vivere una vita secondo, diciamo, i dettami della chiesa degli albori, degli inizi, e poi invece c'erano anche movimenti pauperistici che furono considerati eretici dalla Chiesa perché si allontanavano dal dogma della Chiesa cattolica. Ma andiamo avanti, perché dopo Papa Innocenzo III si succedettero altri papi, come abbiamo detto, ma quello degno di nota è sicuramente Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, che era il cardinale Benedetto Caetani, che diventa papa nel 1294 ed è un grande sostenitore, promulgatore, promotore del programma di Papa Innocenzo III. Quindi questo vuol dire che il papa ha la supremazia su tutti, è il più potente sopra i sovrani, sopra di lui c'è solo Dio. E poi fece un grandissimo nepotismo, nel senso che lui mise nelle cariche, non solo ecclesiastiche, ma anche nelle varie cariche pubbliche, i propri familiari. Infatti la famiglia Caetani diventò veramente molto potente durante il suo papato, perché lui mise un po', i membri della sua famiglia un po' dappertutto. Nel 1300 il Papa Bonifacio VIII proclama l'anno santo, questo giubileo a Roma, giubileo che deriva dalla religione ebraica. Nella religione ebraica è un anno di penitenza, è un anno di ricerca del perdono, dove si fanno atti di generosità per ottenere appunto il perdono dai peccati. Questo è l'intento del giubileo. E che cosa fa? Praticamente lui proclama questo giubileo nel 1300, il giubileo viene fatto a Roma con l'indulgenza plenaria a chi si recava in pellegrinaggio a Roma, si confessava e visitava, guarda caso, le basiliche di San Pietro e di San Paolo. Quindi questo che cosa portò come risultato? Portò tantissimi pellegrini a Roma, tantissimi soldi a Roma e ne avevano bisogno, viste le fatiche nella costruzione delle basiliche, soprattutto quella di San Pietro. E quindi che cosa fa Bonifacio VIII? Stabilisce che il giubileo debba essere fatto ogni 100 anni, mentre poi un suo successore, che è Clemente VI, diminuisce da 100 a 50.
E poi, vabbè, ci sono stati nella storia alcuni giubilei straordinari, come quello del 1933, per festeggiare i 1900 anni dalla morte di Gesù, anche se ovviamente sappiamo che la data della morte non coincide realmente con la datazione che abbiamo noi, perché probabilmente Gesù, come abbiamo già visto, è nato prima dell'anno zero, quindi in realtà l'anno zero è una data convenzionale, ma non coincide esattamente con l'anno di nascita di Gesù, e quindi ovviamente la sua morte non è stata nel 33 d.C., ma probabilmente prima. Bene, abbiamo detto Bonifacio VIII che aveva una forte impronta tipica di Innocenzo III, quindi supremazia, quindi ovviamente che cosa fa? Si scontra anche con il re di Francia, Filippo il Bello. Nel 1296 il re pretende che anche il clero paghi le tasse come gli altri. E quindi che cosa fa? Ovviamente Bonifacio VIII gli fa una bella bolla papale, clericis laicos, e gli dice praticamente, gli fa capire, guarda, non è il caso, noi non paghiamo le tasse come gli altri, perché noi non siamo come gli altri. E quindi che cosa fa poi Filippo il Bello? Blocca tutti i soldi che vanno verso Roma, cioè le famose decime. Le decime sono i soldi, sarebbero il 10% del proprio stipendio che viene dato alla Chiesa. E lui, il Filippo il Bello, blocca completamente tutti questi soldi verso la Chiesa, quindi gli fa un dispetto rispetto alla bulla papale che riceve, che è clericis laicos. Poi cosa succede? Il re voleva processare un vescovo tramite il tribunale laico, quindi ulteriormente vuole fare qualcosa contro il Papa, secondo Bonifacio VIII va contro il Papa. Quindi che cosa fa? Il Papa convoca un concilio per scomunicarlo, gli fa un'altra bella bolla papale che è unam sanctam, cioè la Chiesa sopra di tutto in sostanza. E a un certo punto il re, stanco di tutti questi dissidi con Bonifacio VIII, convoca gli Stati Generali, l'assemblea di politici francesi, e fa una spedizione armata contro il Papa, con l'obiettivo proprio di arrestarlo ad Anagni, dove praticamente era la città natale di Bonifacio VIII. Il Papa viene preso, viene addirittura schiaffeggiato da un membro della famiglia romana, Colonna, che poi vedremo a breve essere importante in questo periodo storico, perché la famiglia romana Colonna appoggiava il re di Francia, ma viene liberato poco dopo, solo che poi muore nel 1303, quindi muore poco dopo. Quindi vediamo che ci sono vari dissidi all'interno tra il papato e l'impero, in modo particolare, in questo caso con il re di Francia. Vediamo invece Papa Clemente V. Allora, il re di Francia, Filippo il Bello, una volta che muore il vecchio papa, fa eleggere come papa il vescovo di Bordeaux, ovviamente tira i remi in barca e dice: scelgo qualcuno dei miei, che viene chiamato Clemente V. Viene trasferita la sede del papato da Roma ad Avignone in Francia, e questo avvenne tra il 1309 e il 1377. Quindi, quando vi si chiede se il papato è sempre stato a Roma, ecco, dovete dire di no, perché non è così. Infatti, in questo periodo storico, tra il 1309 e il 1377, il papato viene spostato in Francia, proprio ad Avignone. Per gli italiani è stato un periodo terribile, infatti viene chiamata addirittura cattività avignonese. Ci sono state tantissime proteste perché ovviamente volevano che il papa rimanesse a Roma. E in questo periodo il papato viene organizzato in cinque uffici: la cancelleria apostolica, che si occupava del patrimonio, quindi dei soldi della Chiesa; la camera apostolica, che si occupava sempre, anche in questo caso, delle finanze, quindi il patrimonio è i beni, quindi per esempio le case, i possedimenti, eccetera. Le finanze invece sono gli aspetti legati proprio all'amministrazione dei soldi.
Dataria, che è le suppliche concessioni di grazia, la sacra penitenzieria, scusate, che è un tribunale religioso, e poi la sacra rota. Questa forse è la più famosa di tutti, che è il tribunale civile. La sacra rota ancora viene interpellata quando due persone si vogliono separare per vari motivi. E vogliono annullare il matrimonio in chiesa, allora fanno appello, fanno richiesta alla sacra rota per poter annullare il matrimonio in chiesa e quindi per potersi eventualmente risposare in chiesa per ovviamente validi motivi. Quindi questo è un periodo di cattività avignonese, periodo in cui troviamo Dante, troviamo Petrarca, troviamo Santa Caterina da Siena, che erano assolutamente contro questo spostamento della sede del papato e ne scrivono anche Dante e Petrarca. Quindi è un periodo di grandi proteste proprio perché il papato viene trasportato, portato ad Avignone. Ecco che qua abbiamo parlato un po' di tempo fa dello scisma d'Oriente, qua parliamo dello scisma d'Occidente, perché nel 1377 il Papa Gregorio XI riporta il papato a Roma e c'è un vero e proprio scontro per la sede del papato, perché ci sono due papi, il Papa Urbano VI a Roma, mentre Clemente VII ad Avignone, che viene chiamato antipapa, cioè eletto dal clero francese proprio per fronteggiare, per osteggiare Papa Urbano VI. E quindi c'è proprio un vero e proprio scisma. Per 40 anni ci sono due papi, uno a Roma e uno ad Avignone. Pensate un po' questa cosa incredibile. Quindi, chi era pro Papa Romano? Però Papa Romano c'era ovviamente l'impero germanico, l'Italia centro-settentrionale, il Portogallo, l'Inghilterra, l'Irlanda e i regni dell'Europa orientale. Mentre per il Papa francese ovviamente c'era la Francia, la Spagna, il Regno di Napoli e la Scozia, che erano quindi c'era una distinzione, una spaccatura appunto, uno scisma d'Occidente tra chi diciamo osteggiava il Papa Romano e quindi era pro Papa francese e viceversa. A un certo punto finalmente ci sono i concili. I concili hanno come obiettivo quello di risolvere questa questione, questa annosa questione. Il concilio è il primo concilio importante, è stato il concilio di Pisa nel 1409, dove vengono destituiti i due papi e viene eletto Alessandro V. I due papi però si rifiutano, quindi per un certo periodo abbiamo tre papi contemporaneamente. Poi c'è stato nel 1414, quindi qualche anno dopo, il Concilio di Costanza, dove viene convocato dal re di Germania, i tre papi vengono deposti, quindi per un po' di anni ci sono tre papi contemporaneamente. Viene eletto Papa Martino V, viene stabilita la sede del papato che è a Roma. E in questo periodo c'è proprio una diatriba tra i conciliaristi e il Papa. Chi sono i conciliaristi? Sono coloro che vogliono riformare la Chiesa, vogliono un concilio per diminuire il potere del Papa, che era un potere supremo, abbiamo detto sotto Dio c'è il Papa, e creare un organo importante, un organo supremo che possa dare meno potere al Papa e possa prendere delle decisioni appunto concilianti, riformanti la Chiesa. Beh, in questo periodo ci sono tante critiche alla Chiesa, per esempio Wycliffe, che è un teologo inglese, un altro teologo boemo, beh, tutti contro la corruzione, le ricchezze, gli sperperi della Chiesa, poi vedremo che dopo arriva, dopo qualche secolo, arrivano altri che fronteggiano il Papa, il Papato, che sono contro la corruzione. Neanche molto dopo arriverà Lutero, di cui parleremo. Ritorno ad una fede basata sul Vangelo, quindi un ritorno alla vera fede, quindi non alla corruzione, e una richiesta di riforma. Addirittura
Janus andò al concilio di Costanza per esporre le sue idee. Nel 1414 fu considerato eretico e ucciso a Rogo nel 1415. Quindi pensate che anche queste persone che cercavano di riformare la Chiesa furono bloccate, e quello che poi cercarono di fare con Lutero, e ne parleremo quando arriveremo a lui. Quindi abbiamo i conciliaristi contro il Papa. C'è uno scontro che dura diversi anni, i conciliaristi vengono sconfitti e arriva un nuovo Papa, Papa Nicolò V. Ecco, in questo periodo diciamo che non si era ancora pronti per una vera e propria riforma. Semmai una vera riforma della Chiesa ci fu. E quindi i conciliaristi non riuscirono nel loro intento di riformare la Chiesa, di creare un concilio che andasse sopra il Papa. E quindi questo è quello che è successo. E abbiamo anche il grande interregno di cui parlare, la fine della dinastia degli Hohenstaufen con Federico II, Manfredi e Corradino. Finisce questo periodo e abbiamo un trono vacante. C'è una vera e propria crisi dell'impero dal 1254 al 1273, parliamo proprio del grande interregno. La fine dell'interregno avviene con Rodolfo I d'Asburgo, che si focalizza sulla Germania e sulla germanizzazione dell'impero, contrariamente invece a Federico II, che abbiamo detto che invece si era focalizzato maggiormente sull'Italia. Uno dei successori è Enrico VII, che si focalizza sull'Italia. L'obiettivo era quello di rendere grande l'impero, riportare la pace tra Guelfi e Ghibellini, però il problema è che c'erano delle continue lotte, continue. Il successore è Ludovico IV di Baviera e continuano le lotte tra Guelfi e Ghibellini, e poi Carlo IV che fece appunto che elesse sette grandi elettori con la bolla d'oro. Quindi diciamo che in questo periodo c'è un periodo di interregno, non c'è mai stato un grande imperatore dopo soprattutto Federico II, e quindi c'è un periodo di assestamento, un trono vacante per un bel po' di tempo e poi tanti piccoli regnanti che però appunto non fecero grande l'impero. Benissimo, io ti aspetto nella prossima puntata, iscriviti al mio canale qui sopra e attiva la campanella per ricevere tutte le notifiche di quando posto i nuovi video. A presto!